chiamo Umberto Giovannini e nel 2009, assieme ad un gruppo d'artisti, ho fondato nel piccolo villaggio medievale di Montefiore Conca, all'interno del suo castello, l'Opificio della Rosa. L'Opificio della Rosa è nato come primo centro di grafica d'arte a basso impatto ambientale in Italia. Io mi occupo principalmente di stampa a caratteri mobili e di xilografia. In particolare della xilografia mi sono innamorato quando avevo 20 anni ed ero uno studente di graphic design. La xilografia è una sintesi, un'unione tra il legno, l'inchiostro e la carta. Il legno ha la sua fibra, la sua forza, le sue venature, il suo carattere. L'inchiostro ha una sua armoniosità che s'aggrappa al legno e il tutto viene valorizzato dalla carta, che ne dà la luminosità. Partendo dalla nostra esperienza di lavoro su matrici, inchiostro e carta, all'Opificio della Rosa, assieme alla Fabriano, abbiamo sviluppato dei nuovi tipi di carta. Questo per dare agli artisti incisori la sicurezza di una buona stampa. Il mio amore per la xilografia nasce dalla capacità di sintesi del suo linguaggio. Amo fare un parallelo tra la xilografia e le altre arti. Nella pittura io ci vedo un parallelo con la letteratura, mentre quel dono di sintesi, capacità di arrivare direttamente al messaggio della xilografia è estremamente legato alla poesia.